Eccoci live. Benvenuti a Buonasera a tutti, tutti. buonasera. Ciao Andrea. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Aspettiamo i soliti 2 o 3 minuti per far entrare un po' di gente e intanto stavo ragionando per il fatto che nel nostro percorso di formazione, Andrea, abbiamo incontrato tante persone e spesso non solo ai nostri corsi di formazione, ma anche a quelli che abbiamo fatto noi come studenti. L'ospite di stasera, io l'ho conosciuto a un corso di formazione sulla didattica e sulla prevenzione degli infortuni nello squat, tenuto da Mattia Tugnoli. E tra l'altro, chi è con noi stasera? Ha fatto un percorso di internship a Cuba, come te. Tu cosa ti ricordi di Cuba? Ah, il sole, il caldo e tante cose. Una grandissima esperienza e i viaggi. Il fatto che adesso non si possa viaggiare, ma si potrà spesso, si potrà spero ancora. Come dicevi tu, appunto, salutando chi si connette adesso, salutando chi è in diretta e rimandando a 3-4 minuti per chi si connette in differita, è vero che davvero ci siamo trovati tante volte come studenti, discenti oppure da una parte o dall'altra della cattedra con alcune persone. Davvero abbiamo fatto tanti incroci perché alla fin fine, come negli smart talk, l'idea è quella di mettere in comune le proprie esperienze. Poi ovviamente c'è chi ha più esperienza e il parere diciamo che ha un altro peso, ma tutti gli apporti sono importanti, hanno qualcosa da dire, da insegnare. Il filo conduttore stasera possiamo dire che è Carlo Buzzichelli, perché a Cuba tu sei stato con Carlo Buzzichelli e l'ospite di stasera è stato con Carlo e anch'io ho seguito tanti corsi di Carlo e quindi posso dire che siamo allineati sulla filosofia di allenamento. Sì, sinceramente, ecco, prima la risposta non seria su Cuba, ma poi diciamo il discorso dell'approccio, diciamo dell'incontro con Carlo, Lisci e la metodologia di Carlo e di Bonfa, per me è stato veramente una cosa che game changer, dicono gli americani, per me è stato proprio così. Ecco, prima di far partire la sigla e far entrare l'ospite di stasera, vi ricordo che per chi si connette dopo può saltare la prima parte dove io e Andrea ce la raccontiamo un po' Blatteriamo. e andare ai 5 minuti del video di YouTube e può vedere direttamente le chiacchiere che facciamo con l'ospite di stasera. Vi ricordo che questi smart talk sono fatti per dare voce ai professionisti dell'atletica e soprattutto avere una visione sempre più varia, diciamo, della preparazione nel nostro mondo. Quindi cercare di avere la mente più aperta possibile, prendere qualcosa da una parte, una cosa dall'altra, e poi ovviamente cercare di approfondire. Professionisti, aspiranti tali o comunque chi vuole lavorare bene con un pochino di metodo. Quindi facciamo parte della sigla e ci vediamo tra un minuto. Hey!
Eccoci qua, e per magia è comparso anche Marco Snigo. Ciao Marco. Ciao, ciao. Benvenuto Ecco, Marco. benvenuto Marco e bentrovati a tutti. Siamo in tanti connessi in questo momento, quindi ringrazio tutti quelli che si sono connessi e faccio una breve presentazione a Mar di Marco. Marco, come ho detto, l'ho conosciuto a un corso di formazione dove abbiamo fatto anche un po' di pratica sulle esercitazioni di squat. È stato un corso molto interessante, mi ricordo. E, fin da subito si vedeva che Marco era molto interessato ad avere una formazione continua. Quello che voglio chiederti è, prima di tutto, la tua formazione, diciamo, come si è svolta? Quali sono state le cose più importanti della tua formazione? E ricordo inoltre che Marco è un preparatore atletico che da qualche anno collabora con alcuni atleti di atletica leggera, principalmente Vladimir Aceti, e collabora anche con altri atleti, Daniela Tassani, Elena Bellò. Altri ragazzi più giovani che sicuramente hanno un buon talento e cresceranno. E appunto ti chiedo, Marco, la tua formazione com'è che è avvenuta? Ciao a tutti, grazie intanto per l'invito e per la possibilità, un grandissimo piacere per me. Allora, la mia formazione è nata dal lato accademico in università, ho frequentato e mi sono laureato in scienze motorie alla Statale di Milano. Proprio a scienze motorie, durante i corsi, ho avuto la possibilità di conoscere Carlo Buzzichelli che teneva delle lezioni in università e da lì ero già un grande appassionato di tutto quello che era il mondo della preparazione atletica e di tutto quello che era il mondo legato all'aumento di quello che sono le capacità legate allo sport. Allora, da lì ho deciso di proseguire con il mio percorso di formazione con ISCI, con l'istituto di Carlo. Quindi ho fatto i suoi corsi e poi ho, come dicevate, prima parlavate di Cuba, come dicevate, come annunciavate, il culmine della mia formazione è stato questa internship a Cuba con Carlo. Sei andato a E, prendere il sole, insomma. sì, sono andato a prendere il sole, a vedere un po' di grandi atleti e da lì ci sono stati molti altri corsi, i più importanti sono stati quelli sul velocity-based training. Quindi con Tommaso Finadri, il co-founder di Beast, che mi hanno insegnato ad utilizzare questo metodo durante gli allenamenti e poi svariati altri corsi, tra cui quello che citavate prima e in cui ci siamo conosciuti. Diciamo che cerco di tenermi sempre il più aggiornato possibile e di condividere il più possibile con altre persone quello che faccio per rimanere il più aggiornato possibile e per cercare di migliorare sempre quello che faccio. Ho perso un attimo l'audio, scusate, mi sentite? Io ti Sì, sento. io a dire la verità, infatti chiederei se si sente. Sentivo ovviamente Ecco, benissimo quando. Adesso io sento un pochino male, voi mi sentite? facciamo questa domanda perché sinceramente sento malino oggi. Non so se è perché. Sentite tutti? Facciamo questa prova in diretta. Se non sentite, non dite niente. ovviamente scriverlo nella chat, Ok. eh. No, ovviamente, come al solito, l'audio è stato perfetto quando abbiamo provato e adesso io sentivo un pochino di ritorno e di riverbero, non so se adesso voi sentite bene. E in questo momento sul mio schermo Marco ha una fissità che è un po' sospetta, immagino che si muova un pochino di più. Però se è solo il Ecco, mio non è probabilmente nessun sei tu. problema. Ok, Comunque allora non dicono c'è che nessun si sente, problema. quindi Benissimo. continuiamo.
Marco, ti chiedo, dalla tua formazione a Cuba, visto che penso che dal punto di vista dell'atletica sia stata quella più importante, cosa ti sei portato a casa? Cosa hai visto e quali sono le cose più importanti? Io spesso parlando con Andrea, ricordo che mi diceva, ho visto un'atletica diversa, anche perché lì effettivamente ci sono campioni veri, sono atleti di un livello che davvero capisci cosa vuol dire l'atletica di alto livello. Sì, assolutamente, anch'io sono rimasto impressionato dalla caratura degli atleti che c'erano, ma già a partire dalle loro predisposizioni genetiche ben diverse da quelle che ci sono qui. E quello che più mi ricordo è stato il capire come relazionarsi tra preparatore atletico, atleta e allenatore. Quindi creare un rapporto che funzionasse da questo punto di vista. E mi ha insegnato tanto perché credo che ci possa essere in tutti i grandi team una figura super preparata, ma se poi non c'è una delle figure super preparate, ma se poi non c'è una collaborazione, una condivisione in maniera corretta ed efficace, poi dopo tutto questo si va a perdere. Carlo in questo è un maestro e oltre a tutto quello che sono le sue conoscenze e il suo modo di applicarle che era splendido e impararlo è stato veramente, cioè, impararlo, vederlo fare è stato bellissimo, di grande insegnamento per me. Poi imparare anche a vedere come lui gestisce questi rapporti mi ha insegnato tanto e spero di essermi portato a casa qualcosa e che si veda poi quando lavoro sul campo e quando collaboro con i professionisti con cui collaboro io, che si veda che c'è anche questo background nel mio percorso. Ecco, abbiamo parlato del fatto che sei il preparatore atletico, quindi lo strength and conditioning coach di alcuni atleti. Quindi non sei proprio l'allenatore, diciamo, che c'è in pista, ma collabori soprattutto per lo sviluppo delle abilità biomotorie. La domanda che volevo farti è riguardo la pianificazione e la programmazione di queste abilità. Noi crediamo che sia la prima, diciamo, arma che deve avere un allenatore per portare il proprio atleta ad avere una grande prestazione nella gara che conta, la periodizzazione e la pianificazione. Tu come gestisci questa cosa, la periodizzazione della forza e delle altre capacità biomotorie? Sì, allora assolutamente io non sono l'allenatore tecnico, è Alessandro Simonelli, il tecnico che si occupa della parte di pista e grazie a lui che ha costruito un team il più completo possibile per cercare di sviluppare al meglio tutti gli aspetti che girano attorno all'atleta, sono stato inserito anch'io in questo team come figura di preparatore atletico, quindi strength and conditioning coach e sì, assolutamente ci. Mi ritrovo molto in quello che hai detto tu. Noi crediamo molto che per poter performare nella gara di picco al meglio, bisogna prevedere un percorso di allenamenti che ti porti a massimizzare la tua forma in quell'occasione. Per farlo, noi ci troviamo a inizio anno, definiamo quali sono gli obiettivi agonistici, quindi quando bisogna andare forte, qual è la gara importante, quali sono le tappe da cui si passa. Se in quell'anno ci concentriamo solo sulle gare outdoor piuttosto che sia sulle indoor che sulle outdoor, come le affrontiamo e tutto. E da lì ci dividiamo i compiti, cerchiamo di capire in un certo tipo in un periodo che tipo di lavori fare, nell'altro periodo che altri lavori fare per poter arrivare attraverso questo percorso al picco di forma. Facendo sì che ci sia una preparazione dei tempi di adattamento corretti da parte del sistema dell'atleta e di conseguenza quindi in ottica preventiva e dall'altra parte anche la possibilità di poter costruire in maniera efficace tutte quelle che sono le abilità biomotorie che poi ci portano a far sì che l'atleta possa eccellere quando serve. In Italia purtroppo c'è un pochino la tendenza, almeno nell'atletica leggera, ad avere paura del bilanciere, come se
diciamo il bilanciere sia una forza malvagia, mentre non so, un lavoro pliometrico invece sia un'esercitazione sicura e che non porti a nessuna problematica. Ovviamente stasera parliamo di forza, quindi iniziamo a entrare un pochino nel tema della serata. Volevo chiederti cosa ne pensi da questo punto di vista. Allora, una domanda che fa un po' male al cuore quando la si sente. Allora, io credo che questo fattore intanto non ci sia soltanto nell'atletica, ma in tante altre discipline. Io collaboro con diverse discipline, non soltanto nell'atletica leggera. Arrivo dalla ginnastica, arrivo da e con altri due ragazzi che sono Alessio e Andrea, ho formato Ultra Strength, che è questa società che si occupa di servire di fornire un servizio di preparazione atletica per tutti gli sportivi. E quindi ho avuto Ecco, puoi modo far di vedere la collaborare. maglietta se vuoi. Ho avuto modo di collaborare con diverse realtà, dallo sport di combattimento agli sport di squadra, all'atletica leggera. Quindi diciamo che riesco a vedere un panorama un pochino più allargato. E questa paura è una paura che arriva da tanti lati, tolto un po' nel football americano e nel rugby, dove c'è più abitudine a stare sotto bilancieri anche molto pesanti. Negli altri sport è sempre visto un pochino di cattivo occhio. Questo, a mio avviso, è da ricercarsi nel fatto, il motivo di questo è da ricercarsi nel fatto che spesso in questi ambienti il ruolo del preparatore atletico è rivestito dall'allenatore tecnico, che tendenzialmente non ha un percorso di formazione, senza nulla togliere agli allenatori tecnici, ma dovrebbero fare altro, o principalmente altro, e di conseguenza, magari c'è una visione un pochino più allarmante di alcuni, aspetti, come andare appunto, come dicevi tu, sotto a bilancieri molto pesanti. Ma questo un po' in tutti gli ambiti. Faccio sempre l'esempio quando parlo di questa cosa dell'informatica. Io mi sento un po' un tardivo digitale e quando mi esce un aggiornamento da fare col computer, ho sempre paura di farlo. Dico, Dio, adesso se lo faccio, perdo tutto, rischio di compromettere i file e così via. Stessa cosa quando io ho paura a fare una cosa perché penso che i rischi siano tantissimi e non conosco molto bene quello che sto facendo, ho paura ad andare sotto a bilancieri pesanti. Se invece si fa un percorso fatto come si deve, si costruisce quella capacità di starci lì sotto, si costruisce la tecnica dell'atleta, si arriva con una progressione del carico corretta, si arriva con un volume, si gestiscono i volumi in maniera intelligente, allora andare lì sotto non crea dei grossi problemi. Poi è chiaro che essere sotto a 200 kg, mi ricordo parlavamo prima di Cuba. Vedevo ragazzi di 16 anni che di mezzo squat avevano già 240 kg di stacco. È chiaro che essere sotto a 240 kg nel momento in cui si fa una cavolata è molto più rischioso rispetto a fare un atto pliometrico, come dicevate prima. Però al tempo stesso, se si costruisce come si deve l'alzata e si costruisce non soltanto in termini di tecnica, ma anche di progressione di volumi e di intensità, i benefici che si hanno da questo tipo di allenamenti sono molti di più rispetto ai rischi che questo può causare. Tra l'altro, leggevo che l'OMS ha dichiarato che proprio in questi giorni gli allenamenti di forza, sono ottimi anche per le persone comuni, quindi non per gli atleti, per migliorare la qualità della vita. Quindi, se lo è per le persone comuni, perché no per gli atleti? Sì, Marco, mi ricordo che questa cosa la diceva già qualche anno fa l'OMS, quindi è un po' che viene fatto girare. Purtroppo non viene ascoltato molto, però è un po' che gira. Ecco, Marco, mi è piaciuto molto il paragone informatico, anche perché io, per una parte del tuo discorso, ti ho sentito con l'audio tipo Tron. Tu sei troppo giovane, ma se hai visto il film, era molto, molto robotico. Se non mi si sente, ditemelo. E se chiedo cose che Marco ha già detto, e per questo motivo non sono del tutto rimbambito, però ecco, diciamo un vantaggio che
mi dovrò riguardare questa Smart Talk, però ho sentito delle cose interessanti, per esempio anche sulla periodizzazione della porta a lungo termine. Tra i vari misunderstanding e malintesi che ci sono è per esempio quello che il percorso della porta, qui sembra un po' Guerre Stellari, sia il percorso breve. In realtà il percorso della forza a volte è un investimento. Se per esempio lavoriamo con i giovani, le esercitazioni di forza che facciamo non saranno quelle volte alla prestazione, ma saranno, diciamo, di costruzione. Ti chiedo, tu come periodizzi la forza? Non ti chiedo nell'ambito della stagione, ma per esempio del quadriennio. Sì, allora, intanto sono completamente d'accordo che lo sviluppo di questa abilità biomotoria porti ad un netto miglioramento di quello che sono le capacità poi dell'atleta e soprattutto nel lungo periodo. È chiaro che quando si lavora con un ragazzo giovane, l'obiettivo deve essere quello di costruire l'atleta anche dal punto di vista di sala pesi, come quando un ragazzo arriva in pista, non credo che nessun allenatore si sogni mai di prendere e farlo il primo giorno che entra in pista e trattarlo come un atleta completo, maturo, ma lo si costruisce in pista, così come lo si fa in pista lo si dovrebbe fare anche in palestra. Come vedo la periodizzazione nel quadriennio, dipende molto, come sempre in questo ambito dipende da che atleta si ha davanti. Se si ha davanti un atleta già molto formato, anche con un bagaglio motorio e con delle predisposizioni sue di coordinazione molto molto buone, ci si può giochicchiare un po' di più. Se invece si ha davanti un atleta che ha un bagaglio motorio molto più povero e al tempo stesso delle capacità un pochino più scarse, si dovrebbe tendere a dilatare molto i tempi e a creare una base molto più duratura. È chiaro che se arriva invece uno che già di per sé è molto molto coordinato e riesce a gestire bene i carichi, anche sotto carichi pesanti, bisogna avere un occhio di attenzione in più con questi atleti, perché poi sono quelli che fanno più facilmente carichi alti, però ci si può giocare un pochino di più e si può strutturare già in maniera più avanzata l'allenamento. Quindi dipende molto da chi ci si trova davanti. Se ci si trova davanti qualcuno che ha tutte le carte in regola per farlo, si fanno alcune scelte. Se invece c'è qualcuno di un pochino più acerbo da questo punto di vista, bisogna, a mio avviso, cercare di costruire l'atleta anche in sala pesi per far sì che nel tempo ci sia poi una massimizzazione dei risultati. Ecco Marco, dal punto di vista dei 400 metri, il tema comunque di questa sera, abbiamo visto prima Vladimir che faceva un mezzo squat e adesso non so quanti chilogrammi aveva su, magari ce lo puoi dire tu, ma non credo che sia questa la cosa più importante. Diciamo che nei 400 la tendenza è quella di sviluppare molto la parte di corsa, soprattutto dalla parte della capacità e della potenza lattacida e della potenza aerobica. Io vedo il velocista invece come uno sprinter e quindi che deve sviluppare tutte le componenti di forza e di velocità di un velocista. Cosa pensi da questo punto di vista? Sono completamente d'accordo e è un discorso che abbiamo già affrontato anche con il team con cui lavoro più e più volte, e siamo completamente d'accordo con questa visione del quattrocentista, forse un pochino più moderna di quello che era un po' di anni fa, però è facile capirlo. Cioè, quando si guarda Van Niekerk, che è il dio dei 400 metri ed è un ragazzo che ha meno di 10 nei 100 metri e meno di 20 nei 200 metri, è facile capire che per essere un quattrocentista di grande livello bisogna anche avere delle caratteristiche da velocista. Poi è chiaro che anche qui c'è da contestualizzare quello che si sta dicendo. Ci sono degli atleti più orientati in alcun da un certo punto di vista e altri più dall'altro. A seconda di con che atleta ci troviamo a lavorare, faremo delle
prenderemo delle decisioni piuttosto che altre, però per farvi capire quanto siamo d'accordo con questa cosa, abbiamo analizzato i dati degli europei che ci sono appena stati a Torun, farvi capire che Vladimir passa ai primi 100 metri in batteria in 11.83 e in semifinale in 11.52, quando Maslak passa in semifinale in 11.14. Nei primi 100 metri, avere delle capacità che ti permettono di passare così forte lì, soprattutto in una indoor, ti dà dei vantaggi immensi. Quindi sono completamente d'accordo che bisogna lavorare da questo punto di vista. Sì, tra l'altro, parlando di Carlo, io mi ricordo quando abbiamo organizzato il corso a Milano qualche anno fa, che parlando con lui gli ho chiesto un consiglio per un ottocentista, e gli ho detto cioè in questo momento lui potrebbe fare i 400, ma è tendenzialmente portato per gli 800, e mi ha detto: tu pensa a farlo diventare veloce, che per la parte successiva poi sarà tempo. Diciamo che in una gara quello che conta poi è la velocità, fondamentalmente. Assolutamente. Anche perché poi, anche con un ottocentista, quando lavori, se puoi migliorare, devi a livello internazionale, devi, secondo me, anche lì cercare di migliorare anche per gli 800 metri la tua velocità massima. Comunque è importante, soprattutto con gli uomini, ancora di più, che la vedo ancora di più una gara di velocità che è già di mezzo fondo, gli 800 uomini. E credo che comunque ti porti ad avere anche altri aspetti positivi, come una migliore efficienza quando tu aumenti i tuoi livelli di forza massima e di conseguenza ricevi tutti gli adattamenti che questo ti dà, quindi una capacità di frequenza di scarica più ottimale, una sincronizzazione delle unità motorie migliore, un reclutamento delle unità motorie migliore. Questo ti fa sì che poi anche in una distanza più lunga ci siano dei benefici, tant'è che ora negli ultimi anni sta prendendo molta moda anche la forza per i mezzofondisti e anche le discipline più di endurance. Quindi ecco, assodato che il 400ista è un velocista e che quindi deve sviluppare certe capacità, ti chiedo mezzi e metodi che utilizzi. Magari intanto faccio girare qualche video, così si può vedere anche qualche esercitazione. E scusa, sempre in questa domanda, che così ne facciamo una, e poi chiedo scusa davvero se non ho sentito, se l'hai già detto, Marco, giusto per capirci più o meno la frequenza e il volume del lavoro di forza per un 400ista come Vladimir, cioè 2-3 volte, quante volte, dici tu, insomma. Allora, a seconda del periodo in cui siamo, del piano annuale, tendenzialmente io vedo Vladimir 3 volte alla settimana, e però dipende, perché quando siamo sotto gara teniamo la parte in palestra, teniamo tutto, ma la parte specifica prende un pochino più il sopravvento, quindi riduciamo circa a 2 volte la settimana. Poi dipende dalla settimana di gara, quante gare ha, quindi, però in grandi linee li facciamo 2 volte la settimana. Per quanto riguarda mezzi e metodi che utilizzo, io cerco di allenare, di avere uno sviluppo e un'integrazione delle abilità biomotorie, quindi delle diverse abilità biomotorie concorrente. Quindi che cosa vuol dire? Che cerco di allenare in tutte le fasi dell'anno, cerco di avere nei miei allenamenti, di dare in volumi chiaramente di importanza diversa a seconda del momento in cui siamo, parte dell'allenamento riferito all'aumento della forza massima, parte all'aumento dell'espressione di potenza, e chiaramente a seconda del periodo in cui siamo qualcuno avrà il sopravvento rispetto ad altre, e però appunto queste sono sempre presenti, non è che a fine anno, quando ci avviciniamo alla fase competitiva, la parte di forza l'abbandoniamo completamente, perché credo fortemente, come insegna Carlo, che il mantenimento di questa abilità faccia sì che poi ci sia
un'espressione di potenza più alta, poiché la potenza è la forza espressa nel tempo, quindi se io ho dei valori di forza massima alti, anche il mio wattaggio di potenza che esprimo sarà più alto. Poi, chiaramente, questo dipende dall'atleta con cui ci troviamo davanti. Ci sono atleti che sono molto più predisposti che hanno molte più doti di forza massima, come per esempio Vladimir. Per farvi un esempio, Vladimir ha 240 kg di stacco e di salto con contromovimento a 38 cm, che è un valore abbastanza ridicolo. Ok? Quindi è di sicuro uno che ha la pecca, cioè non ha le doti della genetiche del velocista. E quindi con lui, soprattutto adesso che è un pochino più rodato dal punto di vista palestra, un pochino più costruito perché è già un pochino più di tempo che ci lavoro, con lui tendo a mantenere già da prima nel piano annuale le capacità di forza massima e tendo a sviluppare un pochino più presto le capacità di potenza, cercando di creare sia in ottica didattica sia in ottica di volume e intensità una progressione corretta di quello che sto facendo. Però per lui, per esempio, l'allenamento è più spostato da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda i mezzi che utilizzo, sono tanti. Principalmente cerco di utilizzare esercizi che rispecchino i principi fisiologici di quello che sto ricercando. Cioè, che cosa intendo? Se un velocista quando corre e supera i 9 metri al secondo, esprime 8-9 volte il suo peso corporeo nell'appoggio del piede, trovo poco sensato andare ad allenare le sue capacità, le sue abilità biomotorie con esercizi che queste intensità se le sognano. Vedi tutti gli esercizi su superfici molto instabili e così via. Detto questo, non è che le trovo assurde di in generale, ci sono dei momenti e delle piccolezze in cui questi possono essere utili. Come dice Flavio Di Giorgio in una chiacchierata che ho fatto con lui, la preparazione atletica non è bianca o nera, ma è multicolor. Cioè c'è sempre lo spazio e il motivo per inserire un esercizio piuttosto che un altro. Le cose però vanno fatte con senso e bisogna ricordarsi che ci sono certe caratteristiche che poi vanno allenate anche in sala pesi. E quindi il core dell'allenamento cerca di sviluppare quello che sono quelle esigenze che poi di cui parlavo prima, che poi mi portino ad avere una stiffness corporea che mi permetta di reggere quegli impatti anche a livello poi preventivo, perché sappiamo dagli ultimi studi che non c'è cosa più preventiva che i livelli di forza massima. Che innalzare i livelli di forza massima, se ci rifacciamo in questo caso l'atletica, come dicevo prima, quei valori di 8-9 volte il peso corporeo nella velocità massima, se io penso che prendo un velocista e di punto in bianco mi metto a farlo correre alla sua velocità massima, senza averlo portato anche a un'esposizione di intensità alte con una progressione anche in palestra, il rischio che le sue strutture, soprattutto le strutture dei tessuti molli, non siano pronte a supportare questa intensità è molto molto alta. Quindi cerco di sviluppare queste abilità anche in palestra. Il tutto con una coordinazione tra quello che succede in palestra e in pista. Come dicevo prima, il team dovrebbe lavorare insieme, è importante che ci sia un team, trovo che sia, tra l'altro avete appena fatto una chiacchierata anche con Camossi, che appena arriva l'Europa, quindi chi più di lui può dirlo, anche lui sostiene quello che sto dicendo adesso, l'importanza di avere un che operi a tutto tondo. Deve operare a tutto tondo anche nella programmazione degli allenamenti. Io credo che non ci sia il mezzo ideale e il mezzo sbagliato. Va però integrato, qualsiasi mezzo, anche il più giusto, va integrato con quello che si fa nel resto dell'allenamento. E poi un'altra visione che ho io non è quella di avere lo strength and conditioning solo per quanto riguarda la parte di palestra e di pesi,
ma anche per tutto quello che, che è lo sviluppo della potenza inteso come pliometria, come pliometria. Quindi tutto quello che è salti, balzi, velocità massima, di che cosa fa parte? Di un ambiente o dell'altro? Secondo me di tutti e due, perché da un certo punto di vista sono preparazione tecnica perché ci aiutano a migliorare il gesto tecnico, dall'altra parte sono preparazione atletica perché mi aiutano ad allenarmi e a massimizzare quell'aspetto. Quindi non c'è un confine, il confine è molto borderline. Quindi che ancora una volta ci vuole integrazione delle due parti e bisogna farlo con un senso. Spero sia chiaro, chiaramente è un aspetto molto, molto vasto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì, poi vediamo se c'è qualche domanda nel finale, lasciamo qualche domanda, se qualcuno vuole entrare nello specifico. Mi dicono che i video non si vedono molto bene, quindi evitiamo di farli passare, proverò poi a fare un altro dopo, interessante. E volevo chiederti, Marco, Vladimir, guardando un po' anche come gestisce le gare, tende a fare dei finali di gara molto, molto veloci. Ovviamente sono veloci, ma non è che aumenta la propria velocità, ma come tutti gli atleti, la velocità comunque decresce nel finale di gara. Diciamo che cala meno di tanti altri, riesce comunque a mantenere la propria velocità. In palestra, come si può lavorare su questo aspetto? Quindi sul fatto di riuscire ad avere ancora una buona velocità nel finale di un 400. Assolutamente ci lavoriamo in palestra su questo aspetto e ora vi dico anche come. Però faccio una piccola parentesi. Allora, in realtà tu dici che finisce molto forte, sicuramente finisce più forte che altri atleti, però noi personalmente, quando analizziamo la sua gara, troviamo che se potessimo spaccare la gara in 8, i 400 metri in 8, i suoi punti più carenti sono i 50 sicuramente, e in realtà gli ultimi 100, vi do dei numeri così vi faccio capire il perché. Se analizziamo il suo passaggio alle Sha, quindi fatto il suo finale l'anno scorso, lui ha chiuso in ultimi 100 metri in 10,75 e Re, quando ha fatto il record italiano, è passato sotto i 12. Ora non vorrei dire una stupidata, ma credo attorno agli 11 e 6, giù di lì. Manuali, chiaramente. Quindi sicuramente da questo punto di vista abbiamo ancora da migliorare. E poi è chiaro che per migliorare lì ci vuole una distribuzione di gara un pochino meno folle, perché Vladi Alesha, quando ha fatto il personale, dai 200 ai 300 in curva ha corso in 11,04 manuale e Re ha corso in 11,5. Quindi, se Re, che ha fatto il record italiano, non ha corso così forte, forse la parte finale della gara è stata compromessa anche da quello. Però quello è stato il momento clou della stagione di Vladi dell'anno scorso. È stato quando ha fatto il personale e i 100 metri finali sono stati i più lenti. Però assolutamente ci lavoriamo. Lavoriamo sul mantenere con esercitazioni che ci portano a mantenere un output di potenza alto per un numero di ripetizioni più dilatato all'interno della serie. Per farlo, per garantire che ci sia questa qualità mantenuta all'interno della serie, ci piace utilizzare il velocity loss, quindi l'accelerometro che monitora la velocità di esecuzione della ripetizione, e terminare la serie quando raggiungiamo un determinato decremento di velocità, che varia dal 10 al 20% a seconda del periodo in cui siamo. Però ci piace che ci sia questo metodo oggettivo di valutare il decremento di velocità e quindi di capire quando la serie è da terminare, perché altrimenti finiremmo con avere un allenamento alla lentezza. Perché se io porto la serie avanti per tante tante ripetizioni, poi il mio sistema nervoso si affatica, quindi accumulo fatica a livello centrale, accumulo fatica a livello periferico, quindi a livello muscolare, le ultime ripetizioni avranno una velocità bassissima, di conseguenza una
un output di potenza basso e di conseguenza non starò più educando il sistema nervoso ad essere veloce, lo starò educando a tutt'altro, oltre all'aumento dello stimolo ipertrofico, oltre a tante altre controindicazioni che potrebbero non essere ricercate. Quindi questo è come lo facciamo noi. Quello, Marco, è un po' un problema che c'è sempre. Tu hai parlato di abilità biomotorie, della necessità di sviluppare determinate abilità biomotorie. In palestra si può fare lo stesso errore che si facevano e che si fa anche per certi test, tipo il lungo da fermo, certi test, il quintuplo, il decuplo, nel senso che essere bravi in certi test, sollevare tanti chili, fare un ottimo decuplo è una condizione necessaria ma assolutamente non sufficiente per ottenere determinate prestazioni. In palestra, senza una verifica quale quella del BBT, si può veramente perdere la strada, è un pericolo. E mi riallaccio da qui alla domanda che volevo farti, che è sul treno pesante, riportando un'esperienza che abbiamo fatto al nostro raduno a Formia. Anche noi cerchiamo di collaborare al raduno a Formia, avevamo lo strength and conditioning coach, che è un ragazzo che ci aiuta, che è Michele Piazza, okay, che fa gare di weightlifting. Ecco, anche lui vuole provare le esperienze dell'atletica, abbiamo fatto degli esercizi di traino pesante. Ecco, sui 20 metri e sui 30 metri Michele era decisamente più lento dei ragazzi che c'erano a Formia. Poi abbiamo usato il traino pesante, fondamentalmente andava alla stessa velocità. Quindi un atleta che probabilmente valutato in palestra può dare gli stessi riscontri che dà un Vladimir, poi sulla corsa, che poi è senza traino, ovviamente non otteneva le stesse prestazioni. Ecco, questa era un aneddoto per chiederti poi se usi il traino pesante anche tu. Allora sì, lo usiamo, anche a me piace la filosofia del traino pesante, probabilmente anche tu l'hai vissuta a Cuba, o forse sei andato prima che fosse introdotta, non lo so. A me l'ha raccontato Carlo, non l'avevano ancora introdotto a Cuba, e tra l'altro dopo che l'ha introdotto qualcuno è anche andato bene, anche in specialità. È stato 84, quindi... Esatto, di sicuro non fa male. Quello utilizzato e anche secondo me non ha fatto male ai miei. Assolutamente, sì, io sono andato prima che fosse utilizzato con Echevarria. Io ho visto i primi test su Massot e Napoles, il triplista, e quindi quando è stato introdotto a me piace molto utilizzarlo in quel modo, quindi con una progressione che utilizza veramente carichi molto 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 pesanti, soprattutto più lontani dalla fase competitiva, quindi anche carichi che rallentino il 100% rispetto al tempo sui 30 metri, 20-30 metri, poi quello che si decide di utilizzare. Però un carico che si aggira attorno alle 60-70 kg, quindi il peso corporeo, e dipende dalle capacità dell'atleta. In realtà con Vladimir non lo utilizziamo così di frequente, cioè non c'è un vero e proprio protocollo di traino pesante, perché come vi dicevo prima, una delle sue pecche sono i primi 50 metri, e cosa che stiamo cercando di migliorare anche grazie all'aiuto di Alessandro Vigo, che so che collabora anche con voi, con cui è comunque in buoni rapporti, e quindi decisamente in questo momento il traino pesante su di lui lo utilizziamo per cercare di dargli il tempo di capire che cosa sta facendo, di dilatare il tempo di applicazione, e di conseguenza di avere più lo utilizziamo più dal punto di vista didattico. Quando lo utilizziamo non c'è un vero e proprio protocollo di traino pesante, però con altri atleti lo utilizzo e credo fortemente nell'utilizzo di traini pesanti, come comunque sottolinea la ricerca, specialmente quella di JB Moren, che è uno dei più grandi ricercatori da questo punto di vista, e che sostiene che nonostante il fatto che ci sia un intaccamento a quello che è la tecnica esecutiva con un traino pesante che va a modificare la tecnica,
risulta però essere super efficace proprio perché quella è un'esercitazione di forza quasi il più specifico possibile all'atto della partenza di un'accelerazione dei blocchi. Chiaramente anche qui ci sono atleti che ne hanno più bisogno e meno. Avere una profilazione dell'atleta, per esempio quella che si può fare con MySprint o con tutte le varie profilazioni, che se uno ha il piacere di avere un 1080, anche col 1080, chiaramente. Poi 20.000 euro per comprarlo. Quella, proprio... O quella che insegniamo ai nostri corsi, Marco. Faccio una macchetta. Assolutamente. Un foglio di Excel. Che è un foglio di Excel. Che... Esatto. Grazie a te. Anche ai nostri corsi ne insegniamo due o tre, quella di Monte, che è molto del dottor Monte, quella di Tommaso Finadri, abbiamo due o tre modi per risparmiare, potremmo vendere i corsi con tre modi per risparmiare 20.000 euro. Non comprare esatto. E quindi avere una profilazione da questo punto di vista che ci permette di capire se l'atleta ne ha un pochino più bisogno o meno. Ricordo qualche giorno fa sentivo un podcast di JB Moreni in cui diceva appunto che aveva provato a farlo utilizzare con atleti che in realtà avevano già ottime caratteristiche da quel punto di vista lì, e in realtà alla fine con loro è stato controproducente. Quindi poi una volta smesso di utilizzare il traino è stato controproducente. Quindi torniamo sempre al punto di prima. La preparazione atletica è multicolor, cioè non c'è una cosa corretta e una cosa sbagliata, dipende come la si fa, quando la si fa, con chi la si fa e perché la si fa. Quindi... anche perché sennò basterebbe prendere ognuno il protocollo di allenamento dell'altro e tutti saremmo già in volta. È chiaro. Bisogna fare... No, dicevo, vai, è chiaro, vai, poi ti lascio andare, Andrea. E poi, grande disclaimer, non so se i video si vedevano bene, comunque li faremo vedere o comunque li metteremo a disposizione. E se Vladimir Accetti... corre, porta ed utilizza certi mezzi di preparazione in palestra, utilizza l'Hexa Bar, la Trap Bar, la Safety Bar, le Kettlebell, fa lo stacco in maniera strana, utilizza la Trap Bar in maniera strana, non vuol dire che il mio allievo da 53,5 sui 4 debba domani utilizzare la Trap Bar, la pliometria di un certo tipo, il traino pesante, se non è quello che gli serve in quel momento. Assolutamente. Perché poi è lo stesso discorso delle Mosu e delle... Ha senso se ha senso in quel momento. Scusa, Andrea. Sì, volevo dire la stessa cosa, semplicemente dicevo che alla fine bisogna cucire il vestito su misura all'atleta, l'atleta che abbiamo. E Marco, volevo farti una domanda. Prima non so se si è visto il video, si vedeva Vladimir che saltava tra degli ostacoli. Volevo introdurre il concetto di pliometria. Ovviamente allenamento con i pesi, con il bilanciere, ma io penso che poi, ad esempio, per un velocista, uno dei mezzi di allenamento più diciamo più vicini alla performance è l'allenamento pliometrico, che però, se non utilizzato nel modo giusto, sia come progressione, intensità e frequenza di allenamento, rischia di essere un'arma a doppio taglio, nel senso che potrebbe portare anche a infortuni. Tu la utilizzi, immagino sì perché abbiamo visto i video, e come la utilizzi? Allora, assolutamente sì, la utilizzo, l'avete visto, e la utilizzo proprio per lo stesso motivo per cui dicevo prima, perché vedo la preparazione atletica come un metodo per educare il sistema nervoso a certe richieste, a risolvere certe richieste. Sicuramente la richiesta di un velocista o comunque di qualsiasi atleta che corre è quello di riuscire ad esprimere tante forze a terra col vettore giusto, ma in un tempo molto molto limitato di tempo. Quindi quali esercizi risultano essere più specifici se non la pliometria a rapido ciclo allungamento accorciamento? Quindi sicuramente la utilizzo. Come dici tu, però ci sono delle cose su cui bisogna stare attenti. La pliometria è
è sicuramente quell'esercitazione che si avvicina di più alle richieste degli 8-9 volte il peso corporeo dell'atleta. Ho letto uno studio su Simply Faster un po' di tempo fa, in cui parlavano delle esercitazioni pliometriche più o meno specifiche, e risultava che il salto tra gli ostacoli alti era una di quelle esercitazioni che più si avvicinava ai Newton espressi poi durante l'atto di top speed. Quindi le utilizzo, ma bisogna costruire la capacità dell'atleta di arrivare a reggere quelle quantità di forza. Per farlo cerco di introdurre dei mezzi allenanti che siano ad intensità molto più bassa, quindi banalmente riducendo l'altezza degli ostacoli all'inizio, o comunque con altri esercizi, che riducendo il carico a seconda dell'esercizio cui facciamo riferimento, e costruendo anche con un volume e andando ad utilizzare poi un volume che non sia da folli. Cioè, ogni tanto su Instagram vedo video di gente che fa ostacoli a 2,20 m, adesso sparo, chiaramente non sono 2,20 m, per 12 ripetizioni. Non tante sanno perché il Io video penso, naturalmente ne riporto. Marco. Mi sentite? Sento. Adesso vediamo. Okay. Se qualcuno ci dice qualcosa. No, per adesso non c'è nessuna. Scusa Marco, mi hai interrotto perché ti ho perso. Avevo perso, ecco, quando tu mi dicevi, ti interrompo un secondo Marco, poi ti lascio andare, quando tu mi dicevi che hai letto l'articolo su Simply Faster, ho pensato quest'anno mi sa che l'hanno letto tutti l'articolo su Simply Faster, perché io ho visto un sacco di video con esecuzioni appunto su Instagram, con ostacoli altissimi, anche le ragazze se non erano almeno 106 non eri nessuno, e tutta quella pliometria tra gli ostacoli, spero che facciano tutte 11 e 15 alle outdoor. Che poi tra l'altro, a proposito di questa cosa, io vi racconto una mia esperienza sul campo. Credo che avere un ostacolo alto sia stimolante per poter far sì che ci sia un salto alto, ma dall'altra parte non è sempre la cosa corretta. Io faccio questa distinzione, che poi è quella che un po' trovo in letteratura, e comunque anche sul libro di Carlo è descritta così. Ci possono essere anche uno swing con la kettlebell è un'azione pliometrica, perché un'azione pliometrica è tutto ciò che è un'azione eccentrica seguita da un'azione concentrica il più rapida possibile, il più esplosiva possibile. La differenza che c'è tra un gesto pliometrico e l'altro è il tempo di applicazione. Tutto ciò che è a più di 250 millisecondi di applicazione per me è pliometria lenta. Tutto ciò che è a meno di 250 millisecondi è pliometria veloce, chiamiamola così. Alle volte alzare lo stacco a più di quello che sono capacità fa sì che poi si sta a terra il doppio di quello che ci si dovrebbe stare. Vladimir, come vi dicevo prima, non è un atleta super 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 esplosivo, anche non ha il test dell'RSI, quindi dal drop jump, il salto reattivo con maggiore altezza e minor tempo di contatto possibile, non ha dei valori stellari. Sarebbe stupido, a mio avviso, utilizzare un'altezza più alta di quelle che sono le sue capacità, andando a compromettere quello che sono i gradi di specificità dati dal tempo di contatto a terra del gesto. Quindi bisogna lavorare con senso. L'ostacolo alto è sicuramente stimolante, ha sicuramente dei benefici, ma deve essere alto il giusto, perché sennò diventa un denaturare il gesto. Marco, d'accordissimo, io ai miei atleti su questa cosa dico altezza, mezza bellezza, ma mezza vuol dire che non è tutta la bellezza, è metà della parte l'altezza dell'ostacolo, poi ci sono i tempi di contatto, quindi sì, tanto alto, io ho fatto metà del lavoro. L'altra bellezza è star poco a terra. Quindi mezza bellezza equivale a essere bruttini. Eh sì. Che poi chiaramente è più instagrammabile, passiamo al termine. Sì, certo. Un sacco altissimo è bellissimo. Chiaro. Anche a me piacerebbe avere atleti che saltano 1,50 m di ostacolo ripetutamente. Chiaramente però vorrei che lo facessero nei tempi indicati. Chiaro. È come... che,
esattamente come grindare il massimale sullo squat impiegandoci 6 secondi e tenere l'ostacolo alto. Il concetto è quello, non serve a niente, fa bene all'ego e ho messo l'ostacolo alto. Esatto. Che poi anche lì, se c'è quella volta in cui ho bisogno di gasare l'atleta per fargli sentire che sta provando qualcosa, cioè poi è un compromesso, perché non è che tutto quello, la preparazione atletica è solo quello che è fisiologia, perché c'è anche tutto l'aspetto della gestione dell'atleta. Non è che va mortificato, no, tu fai schifo, allora solo ostacoli bassi, perché sennò non si stufa. Per me avere occhio di riguardo. Perfettamente d'accordo. Ogni tanto bisogna dare anche qualcosa all'ego dell'atleta. Hai parlato dell'RSI, ne vuoi accennare un attimo, visto che magari non tutti lo conoscono? Sì, assolutamente. Allora, intanto premetto che io non ho una per ora una di forza per poter valutare l'RSI nella maniera più precisa possibile. Faccio dei software che comunque sono validati scientificamente, con dei software video lo faccio, però che cos'è l'RSI? È il rapporto tra l'altezza sviluppata nel salto e il tempo di contatto, oppure tra il tempo di volo e il tempo di contatto. Questo fa sì che io indichi di capacità pliometrica che mi dica che mi dice quali sono le caratteristiche di quel salto. Cioè, spesso e volentieri io posso generare un salto alto perché sto più tempo a caricare a terra. Questo però fa sì che ci sia un indice di capacità pliometrica in realtà più basso. Quindi io che cosa faccio con i miei atleti? Testo molto spesso l'RSI e lo testo ad altezze incrementali. Quindi parto da altezze, di solito faccio 20, 30, 40, 50 e 60 centimetri. Queste sono più o meno le altezze. Sopra i 60 centimetri è veramente raro che io, perché non ho mai avuto atleti che poi reggono in realtà bene quel tipo di lavoro così alto. E però poi chiaramente non è che faccio tutto questa scala, magari faccio 20, 40, 60 e testo a queste diverse altezze come procede l'RSI e cerco di capire quali sono le altezze più indicate da utilizzare in allenamento che mi permettono di esprimere maggiormente quello che voglio. Quindi che mi permettono di avere un salto alto, ma al tempo stesso sotto i 250 millisecondi. Quando ho un salto più alto, ma al di sopra dei 250 millisecondi, me ne frego di avere un salto più alto. Quindi quando si parla di individualizzazione dell'allenamento, l'RSI per capire l'altezza degli ostacoli, il VD per capire i carichi da utilizzare in palestra, la profilazione del traino per capire cosa usare col traino, e quindi un lavoro che porta davvero l'atleta ad avere un programma individuale. Esatto, hai detto una cosa che a me piace tantissimo. Io insieme poi anche ai miei colleghi di Ultra, che hanno fatto la stessa formazione mia, abbiamo fatto la triennale insieme, quindi siamo proprio cresciuti con le stesse nozioni. Crediamo tantissimo che l'allenamento debba essere individualizzato sull'atleta. Si vede comunque anche atleti di livello fare tutti lo stesso programma. Io lavoro con Vladi, Elena e Daniele insieme ad Andrea, collega di Ultra. Ci lavoro sul campo insieme, tutti e tre hanno il loro programma diverso. Chiaramente non è che uno fa bianco e l'altro fa nero, cioè tutti e tre più o meno seguono gli stessi, perché poi sono i principi secondo i quali io programmo. Però al tempo stesso cerchiamo di individualizzare per tutti gli atleti il più possibile, perché ognuno è diverso. Ci sono quelle esigenze date dalla disciplina che si pratica, ma ci sono anche delle esigenze legate alle caratteristiche dell'atleta. Non tutti gli atleti sono uguali, c'è chi ha più predisposizione per alcune cose, chi più per altre. Bisogna cercare di lavorare dove c'è bisogno. Tutto individualizzato, Marco, però ecco, se tu per non utilizzi, che hai comunque degli strumenti tecnologici per misurarli, non usi altezze superiori ai 60 centimetri e comunque ha a che fare con per esempio Vladimir o atleti comunque di buon livello, è possibile che il cadetto della polisportiva di Sirmione, per dire un bel posto sul lago di Garda,
magari bravino, non debba usare altezze più alte dei 60, 70, 80 centimetri. Magari, ecco, questo non è individualizzazione, ma un messaggio generale. Se dai le tue rilevazioni 60 centimetri sono più che abbondanti per Vladimir Aceti, probabilmente anche per il cadetto bravino della polisportiva di Sirmione sono tanti. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, io almeno, Marco. Appunto, tu hai a che fare con atleti di ottimo livello. Quando Andrea ed io ci troviamo ai nostri raduni, generalmente preferiamo affidarci l'un l'altro i nostri atleti e non abbiamo nessun problema a farli seguire dall'esperto della forza piuttosto che l'altro, i professionisti che hanno competenze che noi non abbiamo. Ci racconti un pochino del rapporto anche di un allenatore o di allenatori di atleti di alto livello che ti affidano il loro atleta. Spesso c'è anche molta gelosia, il lavoro di team è un pochino difficile anche per questo motivo. Sì, allora io credo di essere capitato veramente in paradiso, perché sicuramente è una cosa che Alessandro Simonelli ha costruito nel tempo, è una cosa di cui si è accorto già parecchi anni fa. Io collaboro con loro da 2 anni, l'osteopata che con cui collaboravo io, che poi è quello di Vladimir Aceti, ci collabora da un anno in più di me, e quindi è stato creato un team voluto dall'allenatore tecnico che cercasse di offrire all'atleta un ambiente il più completo possibile, dove ogni esperto si occupa del suo e cerca di collaborare con gli altri. E quindi io sono stato fortunatissimo, fortunatamente, visto che c'era già la volontà del tecnico di avere un esperto da questo punto di vista, ho trovato un ambiente molto 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 fiducioso in quello che sono le mie proposte, e quindi c'è poca gelosia da questo punto di vista, c'è molta fiducia, molta anche consapevolezza che ci debba essere un confronto, che il confronto fa bene, fa crescere tutti, fa crescere me, fa crescere l'osteopata, fa crescere il tecnico, fa crescere tutti, perché tutti abbiamo delle idee leggermente diverse e queste ci aiutano a crescere. E quindi io sono stato molto, molto, molto fortunato. Posso operare facendo... Ho quasi carta bianca in quello che sono le mie scelte, chiaramente mi interfaccio con loro, però... Ho trovato un team che poi credo sia, ancora una volta, la cosa, come dicevo prima, la cosa principale, un team che cerchi di lavorare assieme. Io non è che improvviso sul campo, prima di prendere delle decisioni, sento il team, cerco di capire se quella cosa può essere integrata o meno, se può essere accettata, se può essere, se ci può essere qualcosa che a me non era venuto in mente di migliore. Chiaramente espongo i motivi per cui io voglio inserire quella cosa e come la voglio inserire, non è che mi sveglio e dico ho visto questo video su Instagram e inseriamo questa cosa, cerco di approfondire prima dal punto di vista scientifico e dal punto di vista esperienziale delle altre persone come quel mezzo può essere utilizzato, ne parlo con gli altri e quando tutti siamo d'accordo operiamo. Quindi questo è quello che facciamo, non c'è discorso di gelosia e questo credo sia un'arma super vincente, anche perché quando un tecnico si affida a qualcun altro, poi bisogna anche non legargli le mani, altrimenti è voler fare di nuovo tutto di per sé, che è uno, se mi permetto, io ho avuto modo di vedere un po' tanti ambienti, perché arrivo dalla ginnastica, ho collaborato con altre realtà, è una delle pecche più grandi che ho nell'atletica, per mancanza di fondi, per mancanza di cultura, questo non lo so. Però in Italia noto che c'è ancora tanto, fortemente radicata, anche con atleti di livello, il pensiero di poter fare tutto da soli. E io credo che non ci sia veramente pensiero più sbagliato di questo. È una delle più grandi convinzioni che ho e mi fa male quando vedo atleti di altissimo livello che in realtà sono gestiti da una sola persona che si occupa di tutto. È chiaro che poi c'è il cadetto, l'allievo, che ancora non ha attorno un team così completo, ci può andare. Quando si parla di atleti di livello, io credo che questo sia
una cosa giusta, è come quando io vado a farmi operare al culo dal chirurgo, vado la stessa identica cosa. Quando faccio la parte di trattamento osteopatico ci deve essere l'osteopata, quando c'è la parte di riabilitazione ci deve essere il fisioterapista, quando c'è la parte di nutrizione ci deve essere il nutrizionista, tutte le figure devono operare. Sono perfettamente d'accordo, quindi fortunato tu come strength e conditioning coach, ma soprattutto fortunati direi gli atleti, in questo caso di Simonelli per esempio, o degli altri ragazzi che collaborano con te, perché hanno un tecnico appunto che non è geloso e mette a disposizione anche le esperienze e le competenze di altri quando le sue competenze individuali insomma possono essere implementate da altri professionisti del settore. In questo momento io sono nel panico perché Andrea è sparito ed è Andrea che gestisce comunque lo Smart Talk, perché ha lanciato lui il link, ma spero che se apriamo le domande che riesca a farcele passare, così poi puoi rispondere alle domande diciamo dal pubblico. Spero che funzioni così, altrimenti dobbiamo parlare noi a ruota libera. Esattamente. Assolutamente. Però credo che possa metterle, guarda, ecco, perfetto. Quindi ti leggo le domande, anche se le puoi leggere anche tu, come fate a coordinarvi quando lui non ha piene conoscenze delle conseguenze di ciò che crea un percorso di forza e tu non hai piene conoscenze degli effetti dei lavori metabolici? Questa è la domanda. Allora, intanto ci coordiniamo con... C'è tanto lavoro dietro a quello che poi si vede sul campo, ci sono ore e ore e ore di chiamate, discussioni, seduti di fronte a un tavolo dove cerchiamo di esporre le motivazioni uno dall'altro. Come facciamo a coordinarci? Come ho detto prima, se abbiamo trovato l'esigenza di formare un team il più completo possibile, sarebbe poi da pazzi formare un team di tante persone competenti e poi andargli a dire, cioè, io gli no, dal punto di vista metabolico è una vaccata, nel senso, non è la mia competenza e va a cadere il motivo per cui è stato scritto un team. Io ritengo un esperto di aspetti medici, lui non si ritiene un esperto di aspetti di forza, cioè dell'allenamento della forza, e di conseguenza quando io gli dico una cosa e gli chiedo di inserire un determinato mezzo allenante o di fare determinate scelte, mi viene dato abbastanza spazio, ma anche perché sono stato cercato e sono stato introdotto a lavorare con lui proprio per questo motivo. Chiaro che poi quando mi devo prendere i cazziatoni perché quella cosa non secondo gli altri è sbagliata, beh, me li prendo, cioè non è che tutto quello che dico io è oro che cola, c'è confronto e come tutti i momenti ci sono le cose in cui che vengono introdotte, le cose che no. Se c'è una cosa in cui io sono più competente degli altri, fortunatamente non ho a che fare con persone che hanno la velleità di pensare di sapere più di tutti e ci concordiamo. Non la vedo una cosa così assurda, ecco. Faccio anche un pochino una glossa. Marco, ovviamente, non è che sei Marco l'omino della forza che pensa solo nella forza e ha solo come background culturale la forza. Come hai detto all'inizio, sei laureato in scienze motorie, il discorso degli aspetti metabolici ovviamente sono alla base del lavoro che tu vai a fare sulla forza. Una base di conoscenze comuni e condivisi è cioè la base di quello che si sa insieme è quello necessario per poi lavorare sugli altri aspetti, ovviamente. Assolutamente. Tant'è, guarda, è qua sulla scrivania di fianco a me. Ok. Quindi hai letto qualcosa anche di... Non l'ho ancora finito, però, okay. Nel senso, non è che proprio non so di che cosa si stia parlando quando si parla di aspetti metabolici. Non è il mio, non è quello da cui arrivo io. Chiaramente... non mi permetto di giudicare una proposta piuttosto che un'altra, dico la mia sui volumi, specialmente cerchiamo di trovare un accordo che però vada bene a tutti. Che tra l'altro, scusa, poi leggiamo la domanda di Max,
per ogni atleta ogni mondo cambia, cioè mi rendo conto anch'io che magari uno ha lavorato tanti anni con, cioè per esempio Andrea ha un bel gruppo di quattrocentisti, ragazzi bravi e ragazze brave, ragazzi da 47, 48, ha avuto anche prima tanti ragazzi di quel livello e ragazze brave, adesso Alexandra ha vinto l'indoor da junior, però ogni passaggio di livello, ogni passaggio di categoria, categoria di, penso, voglio dire di prestazione, il discorso metabolico cambia ed ce n'è uno per atleta, diciamo. Assolutamente. Poi ognuno ha la sua visione da questo punto di vista. Bisogna cercare di far sì che quello che si sa fare lo si possa fare nella maniera più efficace possibile. Cioè, io credo che non ci sia il metodo giusto, il metodo sbagliato, il mezzo giusto, il mezzo sbagliato. Bisogna cercare con quello che si ha a disposizione di fare il meglio possibile. Poi, come dicevate, anche perché l'allenamento è in continuo cambiamento, si cerca di rimanere aggiornati il più possibile, però poi bisogna far fare anche quello che si è capace di far fare. Vorrei chiedere che esercitazioni di forza utilizzi in periodo agonistico. Allora, in periodo agonistico quello che ho imparato è di andare a lavorare innalzando il grado di specificità. Che cosa intendo con grado di specificità? A livello biomeccanico, i range articolari utilizzati, quindi se in fase nelle fasi più lontane dal periodo agonistico utilizzo dei squat completi, mezzi squat, in fase invece in periodo agonistico, come mantenimento di forza utilizzo dei tanti quarti squat, degli stacchi, gli stacchi li tengo da... Non mi piace molto farli dai pin, quindi cercando di diminuire il ROM per un semplice motivo, perché lo stacco è l'unica azione puramente concentrica, dove non c'è una fase eccentrica da fare, e quando andiamo ad analizzare... Cioè, l'unica azione del velocista simile da questo punto di vista, quindi che non ha una fase eccentrica, che poi in realtà, se vogliamo vedere bene, può esserci anche lì, è la partenza dal blocco, e la partenza dal blocco comunque la gamba davanti ha un angolo di 90 gradi all'incirca, poi a seconda del set sul blocco che abbiamo, e quella dietro un po' più aperta, però quindi mi piace che si mantengano quei gradi articolari lì, e mantengo delle intensità alte al di sopra dell'85% del massimale con un volume che può essere di dalle 4 alle 6 serie, dalle 1 alle 3 ripetizioni, a seconda delle percentuali che utilizzo, dell'esercizio che utilizzo. Però questi sono un po' gli esercizi che utilizzo. Poi magari vario da stance normale a staggered stance. Ultimamente mi piace molto anche il discorso dell'avere i talloni staccati. Molto, non so se seguite la filosofia di Carl Dietz, preparatore atletico, credo sia tedesco, non vorrei dire una stupidata, lavora in America comunque, e questo mi fa avere un tallone fuori, mi permette... È quello di Triphasic Training? Esattamente lui. Ok. L'ho provato sia io che con i miei atleti, non cambia di molto, cambia veramente di qualche chilo il massimale che si riesce a raggiungere, quindi comunque parliamo di intensità veramente, veramente alte lo stesso. Non stiamo inserendo una componente di instabilità così grande che vada a limitare quello che è l'efficacia poi dell'allenamento pesante. E al tempo stesso però mi permette di avere molta, molta rigidità a livello stiffness a livello della caviglia quando si ha un'eccentrica e una concentrica a livello del ginocchio e dell'anca. Quindi magari utilizzo questi mezzi qua. Come dicevo prima, non c'è un mezzo giusto, un mezzo sbagliato. Però questa è un pochino la logica che ci sta dietro al mio inserimento degli allenamenti di forza in periodo agonistico. Chiaramente, Marco, prima... Ah no, vai, finisci. Niente, chiudo dicendo che nella settimana di gara, tendenzialmente, soprattutto quella più importante, poi dipende, però soprattutto quella più importante, smetto di allenare la forza. Non perché... ho paura che fare il bilanciere a 6 giorni dalla gara mi renda più lento, perché secondo me non sono quei due colpi al bilanciere che mi rendono più lento,
ma semplicemente perché l'allenamento della forza massima ha un periodo di decremento dato dalla letteratura un pochino più lungo e di conseguenza andarlo a togliere nella settimana di gara fa sì che non ci sia un decremento che poi vada ad intaccare la prestazione, specialmente se quella è la gara di picco, soprattutto se è la gara di picco. Non è che tutte le gare smetto di far fare di allenamenti pesanti, cioè squat pesanti o stacchi pesanti. Ecco Marco, ti chiedo una cosa. Mi sentite? Perché prima ho avuto un problema e perfetto, perfetto. Mi collego a questa cosa, era l'ultima domanda che volevo farti, in parte hai già risposto, quindi immagino che allenamento della forza, tutto l'anno, non è che si fa d'inverno e poi si abbandona. Ma comunque viene mantenuta durante tutto l'anno. Ovviamente ci sono dei periodi in cui si sviluppa di più, dei periodi in cui si sviluppa di meno e viene semplicemente messa in fase, diciamo, di mantenimento. Sì, assolutamente. Comunque la prestazione di potenza dipende dalle capacità della forza e passare troppo tempo senza allenarla completamente o senza mantenerla fa sì che ci sia poi un decremento di queste capacità. Anche nel caso di Vladi, che comunque ha uno squilibrio abbastanza grande tra quello che sono le sue grandi capacità di forza e le sue un pochino meno grandi capacità di espressione di potenza, avere un decremento delle capacità di forza massima non mi permetterebbe di massimizzare più possibile le sue capacità di potenza. Per farlo, per esempio, utilizzo spesso il contrast training o il max training, quindi mi permette di avere un volume medio-basso di allenamento di forza e sfruttare il PAP dato da questi allenamenti qua, da questi mezzi di allenamento qua, per espressioni di potenza che dovrebbero essere un pochino più accentuate. Poi anche qui col PAP si apre, PAP per chi non lo sapesse è il potenziamento post-attivazione, quindi quello stato che sta a cavallo tra l'eccitazione data a livello del sistema nervoso dall'esercizio di forza massima e la stanchezza data da questo esercizio. C'è un momento a cavallo tra questi due aspetti che mi permette di avere un aumento delle mie prestazioni, quindi un'espressione di potenza più accentuata. Ecco, vediamo la prossima domanda. In realtà ce ne sono due uguali, probabilmente perché non si è visto, non si è sentito benissimo prima. Ci chiede la divisione che hai fatto prima in 8, se puoi ripeterla. Assolutamente. Carlo, tra l'altro, Carlo Facheris. Quello che dicevo prima Salutiamo. è che quando noi andiamo ad analizzare siamo andati ad analizzare la prestazione di Vladi e le prestazioni, non soltanto quella di Lescià dove ha fatto il personale, ma tutte le sue prestazioni, se potessimo dividere ipoteticamente i 400 metri in 8 sezioni, la prima, quindi i primi 50 metri sono sicuramente un suo anello debole. Ho fatto prima l'esempio, non so se si è sentito, dei campionati. Per farne uno, dove lui è passato nei primi 100 metri in 11 secondi e mezzo in semifinale, quando è andato più forte, e quando i più forti della semifinale sono passati in 11 e 4 e 04, se non sbaglio. Quindi quello è sicuramente una sua pecca. Sia soprattutto nelle indoor, dove comunque essere davanti alla prima curva fa la differenza, perché superare due o tre atleti l'abbiamo visto che quest'anno in semifinale l'ha pagata. Questa cosa, per quanto abbia corso, secondo me, è una semifinale strepitosa. Ma anche in outdoor, perché quando alzi la testa e vedi che sei 10 metri indietro rispetto ai tuoi avversari. Per uno che magari ancora sbaglia poi dopo a gestire questa cosa qua e sa che non capisce che se parte presto poi dopo arriva morto alla fine, magari c'è più rischio di partire troppo presto o comunque si rischia di sprecare troppo nella parte iniziale, perché bisogna recuperare e chiudere un gap che è già molto, molto grande. E gli altri due settori su cui è sicuramente un pochino più
carente per quello che sono le nostre, il nostro esame della sua gara sono gli ultimi 100 metri. Facevo l'esempio di Lescià, dove lui ha chiuso in 12,6 manuale l'ultimo 100 metri, quando Davide Re ha chiuso in 11 e mezzo circa. Ora non ricordo esattamente il tempo, però era ben sotto ai 12 secondi Davide Re in occasione del primato italiano. Quindi questo è stato un po' l'excursus che ho fatto prima. Quindi Carlo, non è Marco che andava a scatti, è proprio Aceti che va a scatti. Esatto. Abbiamo Mattia che ci chiede un pochino sulle frequenze di allenamento, il lavoro a altissime velocità, intensità, sia in pista che in palestra, e quindi immagino almeno 4-5 volte a settimana in giornate spesso successive non comporta un eccessivo affaticamento del sistema nervoso centrale. Allora, bellissima domanda secondo me. Allora, è vero, se si fanno tante cose intense il sistema nervoso centrale ne risulta più affaticato. Proprio per questo è importante una grandissima collaborazione tra la parte fatta in palestra e la parte fatta in pista, ricordandoci che per quanto io sia l'esperto di preparazione atletica e quindi dovrebbe essere la parte a me più cara, dobbiamo assolutamente ricordarci che la parte principale è quella in pista. Quindi il lavoro fatto in palestra non deve compromettere quello in pista, ma lo deve cercare di esaltare. Quindi questo per dire che cosa? Che quando si va a programmare la settimana, o comunque quando si va a mettere lo scheletro con cui si lavora, quindi chi fa cosa e quando, bisognerebbe cercare di alternare i sistemi energetici in modo corretto, quindi di dare delle stimolazioni con l'alternanza di sistemi energetici che possano andare a dare quelle stimolazioni nel momento corretto, senza che ci sia il rischio di sovraccaricare in maniera eccessiva il sistema nervoso centrale. Oltre questo, cioè, al di là che oltre il sistema nervoso centrale anche tutto quello che è le strutture dell'atleta, perché se io vado a martellare 7 giorni su 7 per 2 volte al giorno un atleta si spacca, non è che siamo fatti di materiale magico, siamo fatti di carne e ossa, e se io carico e non do mai un giusto equilibrio tra carico e scarico, sia all'interno del microciclo, quindi sia all'interno della settimana, sia all'interno del mesociclo, macrociclo, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, se non do una giusta alternanza carico-scarico, ci spacchiamo. Quindi ci deve essere una buona coordinazione tra quello che si fa e chiaramente anche lì bisogna capire in che periodo siamo. Se siamo in periodo più vicino alla gara, la parte di stress del sistema nervoso deve essere principalmente dato da quello che è specifico per la prestazione, quindi la parte di pista. Se siamo in un periodo di fase super generale, quindi quello che io chiamo adattamento anatomico, perché arrivo dalla scuola bomba, però poi ognuno la chiama fase 1 come vogliamo, quella proprio iniziale dove l'enfasi è data sulla prevenzione, sul riequilibrio parte destra parte sinistra, quindi magari lì la parte più di palestra per noi ha un pochino più di importanza, quindi dipende dal periodo in cui siamo e dalle nostre filosofie. Quindi giusto proprio una postilla, Marco, su quello che dice Mattia, per citare il buon Carlo Buzzichelli, diciamo, per il discorso dei sistemi energetici, la fatica è sistema energetico specifica, e poi cosa molto bella, non so se Andrea potrà poi magari linkare il libro di Marco, di Carlo nelle note del video, anche l'intersezione tra pliometria e forza, appunto per non spaccare su... Ecco, libro che spiega bene queste cose e tutti abbiamo letto. Si può anche apprezzare quando sia stato sfogliato dal suo grado di usura. Anche il mio è bello affaticato. Esatto. Ecco, Mattia, sì, sicuramente mettiamo il link, Andrea, anche perché abbiamo parlato di tanti concetti che ci sono in quel libro, quindi ha senso. Mattia ci chiede,
Ancora ci fa ancora una domanda: isometria, lavoro eccentrico, li usi o lavori solo sulla velocità di esecuzione concentrica? Allora, assolutamente, prima parlavo di velocità nella fase concentrica alta. Io cerco sempre, tranne nel primo periodo di adattamento anatomico, ma poi dipende anche lì, di avere comunque nella fase concentrica il massimo dell'intenzione di muovere il carico velocemente. Uno, perché è l'unico mezzo me metodo attraverso il quale posso poi sfruttare l'utilizzo degli accelerometri. Due, perché se ci rifacciamo sempre a quel principio per cui deve essere un'educazione assistito di reclare, sincronizzare le fibre e dare una frequenza il più ideale possibile, è stato dimostrato in letteratura scientifica che queste velocità, questa intenzione di muovere il bilanciere alla massima velocità è uno dei fattori che ci aiuta ad avere più transfer da questo punto di vista. Però con questo non dico che il lavoro eccentrico e il lavoro isometrico non vengano fatti, a seconda del periodo in cui siamo. Queste variabili vengono utilizzate in un modo piuttosto che in un altro. All'inizio cerco di, visto che l'enfasi, come dicevo prima, è quello di avere un aspetto preventivo maggiore e far sì che ci sia un adattamento di tutto quello che sono i tessuti molli, che hanno un tempo di adattamento un pochino più lento rispetto ai muscoli, quindi alla parte muscolare, i tendini sono un pochino più lenti ad adattarsi, cerco di avere una fase eccentrica un pochino più accentuata, quindi di avere de delle eccentriche un pochino più lente. Con Vladimir in particolare, con Elena e Daniela, non abbiamo utilizzato il metodo delle eccentriche sovramassimali o delle isometriche massimali, come usa per esempio Alex Natera, per chi lo segue, o Cal Diez nel suo Triphasic Training. Però sono cose che abbiamo sperimentato con altri atleti. Troviamo grandissimo beneficio nel lavoro eccentrico, anche sovramassimale, magari in un periodo molto più generale, quindi abbastanza lontano dalle gare, perché da molti, molti DOMS, perché il lavoro è a carico di meno unità motorie, quindi queste si trovano ad essere più sovraccaricate, quindi crea un pochino più di dolori nei giorni successivi è necessario quindi un pochino per smaltirlo. Quindi con gli atleti è un pochino più difficile da utilizzare per questi problemi logistici, però poi è stato dimostrato che poi ci dà una capacità di sostenere un lavoro, cioè di avere meno dolori nel tempo quando, in seguito a lavori intensi. Quindi per fare un esempio pratico, se io faccio un protocollo di allenamento eccentrico di 4 settimane a seconda di quello che ho a disposizione, poi è stato dimostrato che per 6 mesi c'è una copertura da questo tipo di lavoro che ci permette di avere una percezione del dolore post allenamento intenso ridotta rispetto a se non si è fatto uno studio di Coratella, se non sbaglio, non mi ricordo l'anno. Coratella è un professore della statale di Milano, quindi made in Italy. Ecco, la prossima domanda è sulla pliometria. Marisa ci chiede se la fai prima o dopo Allora, la sessione di pesi. dipende dall'atleta e dipende in questo caso dalle sue disponibilità, da quante volte viene. Cioè, se è un atleta che vedo una volta alla settimana, chiaramente non posso pensare di fare o solo uno o solo l'altro. Se è un atleta che vedo 3 volte alla settimana, in alcuni periodi posso pensare di fare 2 volte alcune esercitazioni di forza e una volta solo le esercitazioni di potenza. In altri periodi posso pensare di avere tutti i giorni un minimo volume di lavori di potenza e poi un core dell'allenamento cioè una parte centrale dell'allenamento di parte di forza massima, oppure se siamo in un periodo in cui la parte di pliometria prende il sopravvento, posso anche pensare di fare delle esercitazioni solo ed esclusivamente per la pliometria. Dipende, come sempre in questo ambiente. Diciamo che quando le integro in una sola sessione, tendo a mettere prima la pliometria all'inizio,
per sfruttare la freschezza del sistema nervoso centrale. Quindi cerco di mettere prima soprattutto la pliometria, come dicevo prima, a rapido allungamento accorciamento, quindi tutte quelle esercitazioni rapide come il salto tra gli ostacoli, il salto tra gli ostacoli a gambe tese, pogo jump con gli elastici, tutte queste tipi di esercitazioni, e poi la parte di forza. Però dipende, per esempio se uso il contrast training, prima farò la parte di forza e alternerò ne una e una. Non c'è una risposta, anche perché nella preparazione atletica non è il come, cioè non è un mezzo che è giusto rispetto all'altro. Non è che se io faccio solo pliometria faccio bene o se faccio solo forza faccio male, dipende come questo viene inserito e il perché viene inserito in quel modo. Dare una risposta univoca è un po' difficile. Ecco, di solito quando si risponde con un dipende, la risposta è sempre intelligente, perché vuol dire che effettivamente possono essere tante opzioni, diciamo. Se mi posso permettere, è il motivo per cui è giusto avere nel proprio team qualcuno che abbia studiato queste cose e il perché di queste cose, che non per forza deve essere un laureato in scienze motorie. Se uno che è grandissimo appassionato e sa queste cose, ha studiato e è anni che ci sbatte la testa, tantissima esperienza, se le sa, le sa. Non è che è chiaro che la formazione in scienze motorie ti aiuta, ma non è che io ricordo al corso di Tugnoli quando l'abbiamo fatto, lui ancora non era laureato in scienze motorie, ora si è laureato, però aveva già un grado di competenze super super elevato. Però è proprio il motivo per cui inserire un esperto di questo aspetto all'interno del team fa sì che poi queste decisioni possano essere prese con cognizione di causa e non sul perché lui fa così. E poi Marco, dipende, che giustamente diceva Andrea, spesso è una risposta intelligente. Il dipende grande come una casa dipende anche da come lo digerisce l'atleta, perché per esempio con la pliometria o con i lavori di forza a volte lo digeriscono male. Io per esempio utilizzo il traino e la pliometria come tra virgolette potentation delle mie sedute di velocità, e faccio una volta prima traino e poi velocità, e un'altra volta un po' lontana nella settimana prima esercitazioni pliometriche o pliometria, io ci metto anche dentro anche un pochino magari di salto in lungo, diciamo, e velocità. Però al di là del nostro dipende, se poi l'atleta mi dice Andrea, Marco, quando faccio pliometria io poi faccio fatica il giorno dopo, allora bisogna anche vedere come risponde l'atleta. Assolutamente. Sì, chiaramente anche qui bisogna individualizzare sull'atleta. Parlavamo prima di Arnaboldi, il ragazzino allievo che fa i 60, i 100 e i 200 metri, con cui collaboro insieme a Luca, il suo tecnico. Lui è uno che ha delle caratteristiche neuromuscolari stellari, veramente è il valore che io abbia riportato più alto nell'RSI, per farvi capire. Ha più di 4 nell'RSI, calcolato con MyJump. E lui soffre. È perché viene ai raduni del coach. Come? È perché viene ai raduni del coach. Allora tutti i raduni del coach. E lui è un ragazzo, probabilmente anche legato a questo aspetto della sua grandissima capacità neuromuscolare, è un ragazzo che quando fa queste sessioni pesanti risulta essere molto molto provato sia il giorno stesso che il giorno dopo. Quindi con lui abbiamo una filosofia, con altri, con Vladimir, che invece digerisce benissimo. Anzi, addirittura alcune esercitazioni gli creano molto beneficio il giorno dopo. Noi monitoriamo l'HRV, per chi non lo sapesse è un indice di variabilità, è l'indice di variabilità cardiaca, che è un legato ad aspetti fisiologici, per farla molto molto breve, ci indica come sta l'atleta, la readiness dell'atleta di quel giorno all'allenamento. Noi abbiamo notato che dopo le sessioni di forza con Vladi, il giorno dopo, c'è sempre un valore di HRV molto molto alto. E quindi con lui sappiamo che lui digerisce molto bene queste cose. Abbiamo addirittura sperimentato una cosa di cui avevo parlato con Carlo Buzzicali tempo fa, di fare una seduta
di pesi pesante, chiaramente con un volume ragionato e tutto, che poi ci potesse permettere di avere PAP nella finestra di 6-12 ore dopo in cui c'era la gara. Quindi abbiamo anche provato questo. Come dicevi tu, appunto, dipende. Con Mattia non avrei mai potuto fare una cosa del genere, con Vladimir sì. Ecco, faccio le ultime tre domande, anche perché si è fatta una certa ora. è stato bello lungo come smart talk. La frequenza settimanale con aceti negli esercizi pesanti, come squat e con quali carichi? Allora, a seconda del periodo, questi valori cambiano. Quando siamo in forza massima, chiaramente, quando stiamo cercando di massimizzare la forza massima, chiaramente do due sedute settimanali relative alla forza massima. L'anno scorso ho fatto così, quest'anno per la gran parte del tempo ho fatto così. Faccio due sessioni di allenamento molto molto incentrate sulla forza massima e un pochino più sulla pliometria, che visto che siamo in forza massima ancora delle intensità molto molto basse e dei volumi un pochino più grandi, quindi ci sono esercitazioni un po' più facili, un pochino meno tassanti. E come serie totali seguo molto quello che c'è nel libro nella periodizzazione in stile bomba, quindi come volumi tengo più o meno quelli. Ora non ti vorrei dire un numero a caso, perché non mi ricordo esattamente i volumi che ho fatto qualche mese fa, però quando lavoriamo con carichi molto molto pesanti, quindi sopra il 90% del massimale, serie circa un esercizio upper, un esercizio lower, più o meno così. Ok, Simone ci chiede cosa ne pensi degli allenatori che non usano i pesi per allenare la forza. Intanto dipende perché non li usano. Cioè, se c'è una cosa che chi è stato a Cuba sa, è che Cuba è un posto in cui ci sono due cose. Tre. Bilancieri, per citare Carlo, bilancieri, plinti e tanta ruggine. Quindi, se non usano pesi, perché in palestra non ci sono pesi, alla fine ognuno deve cercare di fare il meglio che può con quello che ha. Quindi, non sempre, oppure, non utilizzo pesi perché il mio atleta si allena 5 volte alla settimana, 4 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, cioè dipende dal livello dell'atleta. Se io ho un atleta che si allena 3 volte alla settimana, tutto quello che viene fatto con i pesi, per me, poi più o meno specifico, per me è tutto generale. non è come correre, non è come partire dai blocchi, non è come fare quel tipo di esercitazioni lì. Quindi dipende perché non lo fa. Se non lo fa, oppure perché non è capace di proporlo e non ha una persona che è capace di farlo per lui, piuttosto che farlo fatto male, sono d'accordo con non farlo. Se mi si chiede se lo trovo giusto in generale con un atleta farlo o non farlo, per me non è giusto. Perché, allora, noi dobbiamo cercare di portare al 100% del valore dell'atleta. Cioè, se un atleta vale 100, noi dobbiamo portarlo a valere 100. È chiaro che io non ho la velleità di dire che fare preparazione atletica con i pesi ricopre un'importanza del 90%. Come dicevamo all'inizio, prima di avviare la live, nella nostra chiacchierata, ci sono sport in cui la preparazione atletica conta di più o conta di meno. Ma in qualsiasi caso, per arrivare al nostro 100, noi dobbiamo sviluppare anche quel lato lì. Quindi, anche se la preparazione atletica vale l'1%, anche in questo caso, se quell'1% mi permette di arrivare al mio 100, per me è necessario. Perché quando si parla di scendere di 3 centesimi, 4 centesimi o addirittura vincere la gara per un millesimo, per me quello fa la differenza. Quindi sappiamo benissimo che le gare si vincono in millesimi. Se quello mi permette di farlo, per me fa la differenza. Poi è chiaro che tutto dipende da come e perché. Concordo in pieno. Francesco ci chiede qualcosa sul monopodalico.
mezzo squat o altri esercizi? Mezzo scotto altri esercizi in monopodalico, si intende, secondo voi? Questo non lo so. Allora, utilizzo il monopodalico soprattutto nella prima parte dell'anno, in cui cerco di avere un riequilibrio tra parte destra e parte sinistra del corpo, oppure utilizziamo i manubri, nella parte, per esempio, in panca, utilizziamo i manubri per avere un riequilibrio tra quello che sono la parte destra e la parte sinistra del corpo. In generale non lo utilizziamo tantissimo quando poi dopo passiamo alle fasi successive. Perché? Perché cerchiamo di massimizzare quello che sono le intensità date da alti carichi. Con esercizi in monopodalico, i carichi che si riescono ad utilizzare sono un pochino più bassi. Quindi se prendiamo come esempio uno split squat, lo split squat si avrà un massimale tendenzialmente più basso rispetto al massimale con bilaterale. Ci sono però degli escamotage, per esempio utilizzare una safety bar e appoggiare le mani a una barra o alle protezioni dei pin laterali, o utilizzare una bell squat machine per chi ce l'ha, appoggiandosi con le mani, quindi porre componenti di stabilità data dalla riuscire ad utilizzare altri carichi che mi permettono di avere ancora più gradi di specificità. Dipende da quello che si ha a disposizione. Come dicevo prima, l'esempio dei talloni fuori di Caldiez. Introduco una componente di instabilità, ma al tempo stesso, se riesco a limitarla perché utilizzo una safety bar, utilizzo una bell squat machine, utilizzo degli escamotage che mi permettono comunque di arrivare ad un'alta intensità, li utilizzo. Il dipende in questo caso dovrebbe rispondere al perché lo sto facendo. Se lo sto facendo perché quello mi sembra più specifico perché viene fatto perché si corre su una gamba piuttosto che altro, in realtà dipende che grado di specificità stiamo guardando, perché poi, come dicevo prima, quando si corre si sviluppano 8-9 volte il peso corporeo. Con un mezzo squat l'intensità che si sviluppa è minore. Quindi è vero che poi quando corro ho un pattern motorio più simile alla posizione in split, però non è l'unico grado di specificità che si ha. Quindi dipende in che cosa è carente l'atleta, dipende in quel momento su che cosa voglio lavorare. Ecco, Tommaso, ci chiede potenza resistente e resistenza di breve durata. Quanta importanza dai, rispetto alla potenza pura per un quattrocentista e se la svolgi, quando si fa l'allenamento metabolico? Allora, spero di non dilungarmi troppo. Allora, intanto con Vladi, l'anno scorso non ho fatto conversione a potenza resistente. Proprio per lo al di là di tutto il casino, lockdown, mica lockdown, a casa, poi di nuovo in pista, comunque anche se ero un atleta di interesse nazionale, c'è stato un periodo in cui era a casa anche lui e quindi si è fatto un po' quello che si poteva. Fortunatamente avevo un garage grande, si è portato a casa tutto il materiale, videochiamata, la tecnologia ci ha supportato e quindi, però, visto che, come dicevo prima, non ha delle grandissime doti da questo punto di vista, delle espressioni di potenza, soprattutto di potenza inteso negli aspetti pliometrici, ho preferito concentrare gran parte del volume per massimizzare quello che sono queste sue caratteristiche. Lui invece è uno che gli allenamenti lattaci, la parte lattacida ha una produzione di lattato e uno smaltimento delle quantità di lattato dato dai test, questo in laboratorio, che è fuori dalla norma. Quindi mi sono concentrato più su altro. Quest'anno invece la solfa è un pochino cambiata, un po' perché abbiamo raggiunto dei valori un pochino migliori dal punto di vista dell'espressione di potenza, anche a livello didattico siamo arrivati ad una tecnica che chiaramente è migliorabile, ma che ci può permettere di lavorare anche sotto altri punti di vista, però questo è stato il mio pensiero. Poi ogni preparatore atletico probabilmente avrebbe fatto una cosa diversa. Io ho deciso di fare Io così. Dimmi pure.
Volevo farti un ragionamento, nel senso che io qualche quattrocentista lo alleno e quando diciamo c'è da lavorare su questo aspetto della forza o della potenza resistente, come dici tu, dipende, ma soprattutto dipende non tanto soltanto dall'atleta stesso, ma anche dal livello in cui ci troviamo. Quindi se guardiamo la tabella di Carlo Buzzichelli sulla periodizzazione a lungo termine della forza, quei 4 anni quando inizia un atleta a fare forza, io vedo prima il fatto di sviluppare la potenza, che è meno specifico ovviamente per un quattrocentista, e via nel tempo diventerà sempre più un lavoro specifico. Quindi ovviamente tu Vladimir l'hai iniziato a seguire quando era già un pochino più grande, quindi adesso non mi ricordo quando hai iniziato a seguirlo, però aveva già dei buoni tempi. Se dovessi prendere un atleta, diciamo, giovane, magari inizi facendo più potenza e poi dedicando, la resistenza alla potenza più tardi. Assolutamente, ma anche perché se non abbiamo prima sviluppato delle capacità di espressione di potenza degne di questo nome, cioè, stiamo allenando un qualcosa che non è più potenza vera e propria, cioè mi interessa di più cercare di massimizzare quell'aspetto lì, anche perché poi comunque tutto l'aspetto più legato alla resistenza, quello che fa, lo fa anche in pista, cioè non è che quando corre non sta facendo resistenza specifica, anche lì la fa, non è È che è lo sempre più medico, stesso correre è sempre più medico. concetto di prima in pista, cioè diventa veloce, che poi con la velocità ti servirà, diventa potente che poi ti servirà. Esatto, mentre invece per quanto riguarda i giorni di allenamento metabolico, noi sappiamo che poi dipende dal livello del quattrocentista, però spesso le gare di 400 metri non sono una singola battuta, cioè non è direttamente in finale, ma c'è la qualifica, anzi agli europei abbiamo visto qualifica la mattina, semifinale la sera e 2 giorni dopo la finale. Quindi cioè, qualifico ho sbagliato, batteria la mattina, semifinale la sera e finale 2 giorni dopo. Quindi, questo perché lo dico? Perché questo aspetto di potenza resistente può anche essere allenato in palestra. Cioè, se io, per esempio, penso di fare una prova lattacida in pista e il giorno dopo una prova di potenza specifica per il quattrocentista, quindi potenza in regime di resistenza in palestra, è un buon modo per vedere che ci sia per allenare anche questo aspetto qua. Chiaramente è da fare in alcuni casi, costruendo all'interno della settimana, cioè non è che poi tutto il resto della settimana deve essere pesante, bisogna arrivarci lì abbastanza freschi, fare queste 2 belle toccate. Che insomma ci vuole anche poi dopo qualche giorno per venirne fuori e poi di nuovo riprendere ad allenarsi. Cioè, non è che sto dicendo di fare 6 giorni pesanti perché bisogna allenare la capacità di resistere 3 giorni, 3 gare su 3. In Cioè, sarebbe. questo Marco, poi dico una cosa, poi ecco se Andrea vuole chiudere o tu vuole chiudere, grazie davvero della chiacchierata. Intanto, in questo il buon Tommaso Tanagli ha un vantaggio da 400 ostacolista perché può fare una cosa ancora più specifica, può farsi la gara di 400 ostacoli il sabato e il 400 la domenica e ha già provato il due turni, quindi può nella Sì, gara e regionale provarsi a battere. magari fa anche la 4x4, così almeno ho fatto tutti e tre. Quello purtroppo è CDS, però ecco, la possibilità con i 400 ostacolisti di simulare batteria finale c'è, nel senso che comunque anche la gara regionale di solito il sabato è i 400 ostacoli, la domenica è i 400, già se devi preparare un campionato italiano credo che non ci sia cosa più specifica. Ecco, Assolutamente. Io arrivo più. Mi sentite? Sì. Chiaramente la cosa più specifica è creare anche un percorso agonistico pensato per queste cose qua. Cioè, quando si programma la stagione, si sceglie anche di fare delle gare di avvicinamento che mi possano allenare a fare questa cosa qua. Faccio l'esempio di Vladimir. Vladimir dovrà fare questa cosa, si spera, alle Olimpiadi, e di conseguenza,
tutto quello che sono i suoi avvicinamenti a questo evento devono anche portarlo ad esporsi a questo tipo di esercitazioni, sia quando si parla di gara, ma anche in fase di costruzione delle gare. Poi non è che tutti lo devono fare, però può essere un modo per replicare una stimolazione simile che non sia super super invasiva anche durante l'allenamento. Però ecco, volevo chiederti, il mezzo per la resistenza alla velocità, ti faccio due punti di domanda, è la kettlebell, e seconda cosa, BBT, è fondamentale per la resistenza, per definire certi parametri, perché allenamento a percentuale, mi immagino Vladimir Aceti con una, col 100% del massimale fa una ripetizione, col 95 ne fa due, con 90 ne fa tre, e con l'85 fa 18. E appena scendi poi iniziano ad avere una resistenza diversa, immagino. Sì, assolutamente. Allora, sì, sì, sicuramente, e come dicevo prima, utilizzo il metodo del velocity loss per quantificare il più possibile. Cioè, io prefisso le ripetizioni della sessione. Cioè, non è che lui, se fa 70 ripetizioni, va avanti per 70 ripetizioni, anche perché comunque io, si vedeva nel video di presentazione, c'è un momento in cui si vede una schermata con tante freccettine che vanno su e giù, quelli sono i suoi volumi allenanti. Chiaramente, se poi mi devo trovare in quella sessione a fare 300 volte il volume che avevo previsto, che avevo preparato, sarebbe un errore. Quindi io prefisso un numero massimo di ripetizioni che lui deve raggiungere, che può essere 24, 30, 35, 40, a seconda del periodo e a seconda delle sue capacità. E poi prefisso una percentuale di velocity loss e, sul suggerimento di Tommy Finadri, il co-founder di Beast, per chi non lo conoscesse, non l'abbiamo ancora fatto, ma lo faremo quest'anno, giocheremo anche sul recupero, quindi di cercare di diminuire il recupero tra le serie, quindi quando interrompo la serie pian piano nel tempo dovrei riuscire a diminuire il recupero, però questo mi permette di avere un output di potenza sempre altissimo e al raggiungimento delle ripetizioni mi fermo, ma cerco di raggiungerlo nel minor numero di serie possibili. Lo faccio tanto con questo non con Vladi, però con altri atleti, e con Vladi lo faremo quest'anno, tanto con anche con mezzo squat e col quarto squat, e con banalmente anche con nuotatori potrebbe essere anche dai pin, cioè tutto si può fare, loro che non hanno una grandissima fase eccentrico-concentrica, soprattutto nella parte di salto all'inizio della gara. E poi si può fare con la kettlebell, che sicuramente si sposa molto bene sia in termini di vettori di espressione della forza sia in termini di esercizio. Non mi piace moltissimo utilizzare la kettlebell per conversione a potenza pura, per quanto si abbia dei vettori orizzontali, perché a me, come sensazioni, quando faccio, ma questa è una cosa mia, non sto dicendo che sia giusta o sbagliata, quando faccio 6 ripetizioni mi sento che potrei andare avanti ad esprimere alta potenza per altre 25 probabilmente. Quindi non lo trovo un mezzo attraverso cui si può, cioè preferisco altre esercitazioni, tutto qua. Poi se c'è soltanto la kettlebell, faccio la kettlebell. Non è che... Mentre ecco, invece il regime di resistenza, scusami, la kettlebell mi piace molto di più. Ok. Ok. Ci sarebbe un capitolo da aprire, probabilmente, ma calcoliamo che siamo 1:50 che stiamo parlando e... Calcolando, Marco, i temi di cui abbiamo affrontato, veramente saremmo andati avanti anche di più, nel senso che sono temi piacevoli e quindi l'abbiamo fatto con piacere. Allora, intanto per chi volesse seguire Marco, lo trovate abbastanza attivo sui social, su Instagram se non sbaglio, Marco Senigo, e trovate anche la pagina Ultra Strength, giusto? Sì, assolutamente. Ecco, sono i due canali. Marco
amico, se devo essere sincero, però. Ok, perfetto. E ti ringrazio per essere stato con noi. Sono stati tanti temi interessanti. Sono io a ringraziare voi e spero che ci sia, quando tutto questo finisce, anche l'opportunità di conoscersi meglio dal vivo e di avere la possibilità di confrontarci anche dal vivo ancora di più. È stato Decisamente. veramente un piacere per me. Per Anche chi è per noi. stato con noi, ricordo che i prossimi appuntamenti continueranno. Settimana prossima parleremo di gare, quindi di organizzazione di gare e di un circuito di gare abbastanza interessante, con anche un atleta, uno sprinter di ottimo livello che è stato a Torun. E avremo tanti ospiti in futuro, quindi per chi vuole restare sintonizzato su YouTube, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale perché ne faremo ancora tanti di questi Smart Talk. Quindi ringrazio tutti, ringrazio Andrea per avermi aiutato a moderare questa serata e grazie ancora a Marco. Grazie a Grazie a tutti, voi, grazie a ciao a tutti. quelli che ci sono stati.